In un bel teatro, è la prima volta che mi trovo in un teatro così bello perché non mi vogliono nei teatri belli, sono troppo social. Anche noi, comunque la prima volta che ci troviamo in un teatro così bello, infatti poi ne parliamo. Va bene, poi vediamo anche se sarebbe interessante sapere se il pubblico abituato a vedere un certo tipo di teatro accetta questa scenografia. Lo Lo scopriremo. scopriremo stasera. A me piace, lo sai. Allora, mi trovo a Piacenza, Teatro Municipale di Piacenza, in compagnia di una vecchia conoscenza, ma vecchia perché ormai sta diventando anche vecchio, Riccardo Buscarini. Ormai un canuto però. No, purtroppo no, anzi, calvo. Eh sì, io l'ho conosciuto che aveva lunghi, ricci. No, davvero? Bene, No, hai avuto dei ricci? Vabbè. mi presenti i tuoi ospiti, o i tuoi collaboratori, I miei carissimi collaboratori sono Claudia Ferrari, Che cosa? è organizzatrice del collettivo 21 Del ASA festival. e del festival in contemporanea, che noi Perfetto. questa sera chiudiamo con Dialoghi della Boutique. Abbiamo Alessandro Baldessari, che ha composto sei nuove tracce di musica elettronica. No, la prima assoluta, questi sei pezzi, e anche tra l'altro una nuova composizione di Frédéric Zewski, americano che ha fatto la storia della musica contemporanea della seconda metà del Novecento. Poi Daniele Nava, nostro pianista, e Chiara Volpes, l'altra pianista. Abbiamo due pianisti questa sera che si alternano in vari pezzi. Bene, allora, parliamo di pianisti, quindi in questo caso non stiamo parlando di una pièce teatrale, ok? Di che cosa stiamo parlando? O meglio, che cosa vedrò io fra 2 ore? Io lo chiamiamo un concerto Ma il multimediale. titolo è? Il titolo è Dialoghi dalla Boutique, è un omaggio ai 50 anni della Boutique del Mistero di Dino Buzzati, che quest'anno appunto è del 1968, compie 50 anni, ed è un omaggio alle sue atmosfere, in qualche modo. Vediamo, sono 5 musicisti in scena, ci sono anche io in scena in qualità di danzatore. C'è un testo che io chiamo Il racconto dei racconti, scritto da me in collaborazione con Claudia. E io ho curato l'allestimento, non mi sento di dire che ho curato la regia, però in qualche modo sì, ho curato la regia di questo lavoro, che è in sostanza una commissione, collaborazione del Collettivo 21 in chiusura del Festival in Contemporanea, seconda edizione di questo festival giovane, che presenta un repertorio molto particolare di musica della seconda metà del Novecento. Però non voglio dire di più sulla musica perché abbiamo degli esperti, quindi non voglio dire E fesserie. allora sentiamo gli esperti. Ma credo che il pubblico più o meno, insomma, che frequenta teatri d'opera o teatri di tradizione, comunque sia abituato a un certo tipo di musica molto diversa rispetto a quello che faremo oggi, quindi musica sperimentale. E penso, almeno il tentativo del repertorio che abbiamo scelto oggi, è quello di mostrare anche quanto può essere differente la musica contemporanea, quanti stili diversi ci sono, quanto tipologie di emozioni anche possono suscitare diverse. Quindi un pochettino contro a una catalogazione della musica contemporanea in questo senso. Su di te, bene o male, potrei anche aspettarmelo. Contemporanea. Lei mi sembra molto classica. Per cui sarà una sorpresa? Ma sì, cioè nel senso che ho un percorso di musica classica come quasi, cioè come tutti in realtà, Ma almeno i l'ABC. componenti del collettivo. Abbiamo formato il collettivo 21 proprio perché accomunati da questo desiderio di esplorare appunto la musica cosiddetta classica contemporanea, che effettivamente non sempre si ha la possibilità di affrontare durante un percorso accademico di musica classica. Stasera porteremo dei pezzi che sicuramente rievocano l'atmosfera dei racconti di Buzzati, quindi sono stati scelti ad hoc per la serata. Una scelta trasgressiva, voglio dire, all'interno di un teatro molto È classico. una scelta trasgressiva ed è un dono che ci è stato fatto dalla direzione artistica di questo Coraggioso, teatro. tanto. L'ensemble è un ensemble piacentino, tra l'altro è divertente perché in realtà
siamo da tutte le parti d'Italia e abbiamo... Tu sei piacentino. Sono piacentino come Claudia, ma in realtà la maggior parte degli artisti che vedrete in scena questa sera non sono di Piacenza. Abbiamo una siciliana, abbiamo un lombardo, un veneto, uh-huh. E poi abbiamo una presenza giapponese, la nostra percussionista, e invece abbiamo addirittura Milian che è serbo, e poi abbiamo invece una presenza ligure del nostro flautista. Allora, io ti conosco, tu sei comunque un coreografo, danzatore, contemporaneissimo. Che cosa farai? Qui io sono in scena, la cosa che mi interessava nella regia di questo concerto è che naturalmente la musica fosse in primo piano. Okay. Viene incorniciata da un testo. Che lo vedremo lì in alto. Sì, noi vedremo un testo come se fosse una pagina che stiamo leggendo. La pagina si apre anche la musica. E si aprono anche le ombre della musica. Non voglio dirvi di più, ma sono in scena e il mio elemento è un terzo elemento, uh-huh. Un elemento che in qualche modo incombe, sovrasta, inganna, in qualche modo oscura la presenza dei musicisti, che hanno un'azione ben precisa durante lo spettacolo, che è quella della fuga. Incombe un'alluvione, incombe un disastro, come spesso nei libri e nelle opere in generale, nei racconti di Buzzati, incombe un disastro e l'essere umano si trova nella illogicità di questo disastro a stare sospeso e in qualche modo a fuggire, si trova a fuggire da questo. Che io, vabbè, stasera lo vedo. Che cosa vorreste che dopo aver assistito a questo spettacolo io mi porti a Milano? Io vorrei lasciare la parola però ai miei collaboratori, forse a Claudia. Vai Claudia. Che ha seguito molto il processo creativo e ne è parte. Beh sì, io ho un po' appunto questo ruolo duplice sia dal lato organizzativo, in questo particolare caso anche dal lato creativo per il testo. Penso che questo sia uno spettacolo che può sicuramente, ho detto in una precedente intervista, a cui bisogna arrivare con curiosità. Senza paura appunto di ascoltare un repertorio che magari di solito non si frequenta. Gliel'abbiamo detto ai piacentini? Certo, okay. L'abbiamo detto e ripetuto. È un po' anche lo spirito con il quale con il collettivo abbiamo messo in piedi questo festival già l'anno scorso, che quest'anno è cresciuto molto. Quindi l'idea di portare al di fuori dagli ambienti accademici quello che è la musica d'oggi. E questo spettacolo penso sia un ottimo manifesto delle intenzioni che ci uniscono anche nei vari ambiti in cui operiamo e nelle varie formazioni che abbiamo, da cui proveniamo. E sia proprio un manifesto di questa voglia di guardare avanti. E anche appunto di guardare però verso il futuro, che di base è già presente. Quindi è una sfida aperta, credo. Ok, e tu invece, dopo questa esperienza, che cosa ti porti? Belle domande, Sono cresciuta! Io dopo questa esperienza, in particolare con questo spettacolo, ma direi con tutto il festival, mi porto sicuramente il fatto di... che valga la pena di fare anche la fatica e lo sforzo e di scegliere, di appunto accettare questa sfida, di portare un linguaggio a cui il pubblico appunto normalmente non è abituato, perché non sempre dobbiamo aspettarci che sia il pubblico a venire da noi, ma a volte dobbiamo essere noi ad andare dal pubblico. Infatti, sicuramente mi porto a casa il fatto che c'è spazio per una proposta di questo tipo e cercheremo di farla crescere. E io ci sono, e Riccardo lo sa. E voi due? Cosa vorreste che si portasse? Allora, uno mi risponde cosa si vuole il pubblico che si porti a casa e l'altro che cosa si porta lui. Tu cosa ti porti a casa? Io mi porto a casa un'esperienza sicuramente nuova, nuovissima per me. Suonare intanto in un teatro così importante. Sì. E soprattutto collaborare con forme d'arte da musicista, occasione che prima non avevo mai avuto, quindi pubblico, sì. Quindi la cosa vorrei che si portasse a casa il pubblico, ma innanzitutto un'esperienza diversa, nel senso che e credo che se la porterà, speriamo sì. E su questo sono sicuro, diversa che non necessariamente vuol dire piacevole, che non necessariamente uno spettacolo o una forma d'arte deve essere piacevole, ma deve appunto far riflettere, far pensare, generare delle emozioni anche spiacevoli, anche comunque di un
certo tipo. Anche delle domande alla fine. Esatto, anche delle domande, delle questioni, che quindi crei curiosità, diciamo, rispetto a questo mondo che purtroppo non è così frequentato come potrebbe essere in realtà da chiunque. Non è un mondo per soli addetti a lavori, questo penso di dirlo. Bravo, bravo. Qua non ce le avrete stasera, sono convinto. Se eravate a Milano venivamo solamente noi. Qui invece è una bella sfida, secondo me. Bello, bello. Comunque vada, secondo me sarà un successo. Alessandro, tu non hai detto nulla, come mai? Meglio così. O sei timido? Sono timido, non mi... cioè loro sono talmente bravi a parlare che lascio loro. Però posso sapere tu cosa hai fatto in questo? Cioè, io l'ho letto. È un ruolo molto, molto, molto importante. Importantissimo. Molto importante. E quale è questo ruolo? Allora, io ho scritto 6 pezzi che fungono da intervallo tra i pezzi acustici. E fungono è una parola bellissima, direi. e niente, quindi diciamo che l'idea, il collettivo mi ha chiesto di comporre questi pezzi di musica elettronica che servono da collante praticamente, dai pezzi per incollare i pezzi acustici. No, mi piace sia la location che quello che andrete a fare. A me, È completamente trasformata questa location, sì. Vedrete poi cosa si sensazione. Tratta dal punto di vista delle luci, dell'allestimento. Bene, vi auguro tanta merda, anche se non si dovrebbe dire, ma chi se ne, merda, e ci vediamo dopo, vi ringrazio e grazie andate avanti così. Grazie di essere così fedele, Tito. Grazie. Andate avanti.